Con il direttore artistico Enzo D'Arco parliamo di questo mese di febbraio che per il Teatro del Popolo a Casalbuono è davvero un mese intensissimo e pieno di appuntamenti. Come l'abbiamo definito, è un mese scoppiettante, proprio perché c'è una concomitanza di grandi artisti. Il 14 febbraio, che appunto è il giorno della festa degli innamorati, e noi intendiamo festeggiare la festa dell'amore per il teatro, per l'arte, per la musica. E con quale artista migliore lo potevamo fare se non con Peppe Servillo, un artista tutto tondo che riesce a mettere insieme teatro, musica, cinema. E anche per questo noi quest'anno abbiamo scelto Peppe Servillo, per dare continuità al percorso che avevamo iniziato l'anno scorso. Peppe Servillo l'anno scorso è stato già protagonista a Casalbuono. In che modo? Attraverso il film del regista Andrea D'Ambrosio, 2 euro l'ora. E invece quest'anno torna come cantante principalmente, insieme ai Solis String Quartet, in un concerto spettacolo straordinario da non perdere il 14 febbraio. E poi il 17 febbraio c'è la musica classica con il nostro maestro Luigi Di Miele, che abbiamo l'onore e il piacere da quest'anno fa parte del nostro coordinamento. Insieme al maestro Bernardo Tramontano ci racconteranno il Vallo di Diano attraverso la musica classica. E poi il 24 febbraio avremo un artista della nostra terra, Veronica Delia di Atena Lucana, che da alcuni anni lavora stabilmente con uno degli attori, registi e drammaturghi più importanti di questo momento in Italia, ovvero Mimmo Borrelli. Quindi, come vedete, gli appuntamenti sono tanti, sono intensi e sono bellissimi, e assolutamente non bisogna mancare al Teatro del Popolo, l'auditorium comunale Massimo Troisi di Casalbuono. La verità è che in pratica siamo arrivati con un bagaglio di esperienza di 3 anni nel preparare il cartellone. Quest'anno ci ha messo mano in modo magistrale il caro Enzo D'Arco, il nostro direttore artistico, e unitamente alle altre sezioni, perché noi, come abbiamo avuto modo di dire, abbiamo una sezione musicale che è curata dal professore Luigi Di Miele, dal maestro di musica Luigi Di Miele, e una sezione culturale artistica per quanto riguarda le mostre dal dottore Giuseppe Romando, il direttore del Museo Etnoantropologico di Montesano. Abbiamo una sezione dell'ITIS che si occupa della moda, e quindi le ragazze insieme ai docenti hanno realizzato dei costumi che sono esposti attualmente nel foyer del teatro, e questo, diciamo, rappresenta il simbolo tangibile della nostra attività, che deve essere visibile anche agli attori del territorio. Siamo felici, volevo dire, di collaborare con il teatro di Casalbuono, non solo perché siamo stati contatti dei casalbuonesi, ma soprattutto perché la cultura del territorio, come diceva già anche qui la signora, è una cosa che fa bene a tutti.